Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale dopo il weekend in cui tanti giovani sono scesi in strada e nei locali in questo fine settimana da fase 2. Non sempre le mascherine a coprire il volto e sono state diverse le sanzioni delle forze dell'ordine. Intanto il Santissima Annunziata di Chieti ha chiuso il reparto Covid. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dintino. Il virus non ferma la movida e questo weekend, con la riapertura di bar e locali, anche i giovani sono tornati per strada, con le forze dell'ordine a dover monitorare assembramenti e mascherine. Anche la polizia è tornata alla normalità, costretta a osservare chi si diverte da un angolo della piazza, come a Piazza Muzi, punto di riferimento della Pescara Bene, dove gli agenti hanno identificato 70 persone. Tra queste, due sono state portate in questura perché senza documenti, altre due denunciate per ubriachezza molesta e nove sanzionate per non aver indossato correttamente la mascherina. In questo caso la multa è di ben 400 euro, 280 se pagata subito. I residenti di Pescara Centro, da anni in lotta contro gli schiamazzi notturni, plaudono al coprifuoco dell'una imposto dal sindaco Masci, ma si dicono preoccupati per il grande assembramento a cielo aperto fuori dei numerosi locali concentrati in poche vie. Situazione molto meno movimentata nel Chietino. Tra Chieti, Lanciano, Francavilla e Vasto, 95 persone identificate e 43 esercizi controllati. Una sola multa a un bar di Lanciano per aver venduto alcol a un minorenne. Anche a Teramo, weekend di notturni, con gente in strada, specialmente nei pressi di Piazza Sant'Anna, dove però le forze dell'ordine che presidiavano il centro non hanno fatto multe. I residenti al mattino hanno lamentato cocci di bottiglia e sporcizia, insomma tutto come prima del Covid. Polizia scatenata all'Aquila, nel capoluogo ben 875 persone identificate e 313 esercizi controllati, ma solo 4 le multe. Insomma, tanta gente in giro, ma non sempre con la mascherina. E mentre gli esercenti tirano un sospiro di sollievo per essere tornati a lavorare, il rischio è che la curva dei contagi torni a salire. Nella giornata di ieri, 5 nuovi positivi in Abruzzo, lo 0,3% dei 1.377 tamponi processati e 4 ulteriori morti. Occorre quindi una presa di coscienza collettiva, semmai non vi fosse ancora, della gravità della situazione, che porti a un'autogestione responsabile degli individui. E questo tenendo a mente che sono ancora 1.092 i pazienti attualmente positivi nella nostra regione, di cui 3 in terapia intensiva. Una notizia confortante arriva da Chieti, dove il Santissima Annunziata ha chiuso il reparto Covid con la dimissione dell'ultimo paziente tra gli applausi del personale sanitario. Davvero una bellissima immagine quest'ultima che abbiamo visto, che dà un po' il senso di liberazione. Il Cura Abruzzo 2 è legge, esulta la maggioranza regionale di centrodestra per lo stanziamento di 70 milioni di euro, ma le opposizioni sono in parte critiche e temono che non ci siano coperture sufficienti. Vince, ecco, il centro-sinistra critica il Cura Abruzzo 2 parlando da una parte di mancanza di copertura e dall'altra di una mancata concertazione con i sindacati e con le associazioni di categoria. Cosa risponde in particolare? Io dico che siamo molto soddisfatti e credo che a breve anche gli abruzzesi saranno soddisfatti. Chiaramente abbiamo fatto una manovra importante, che dà un occhio a tantissime categorie, tutti gli imprenditori e non solo, perché in questo Cura Abruzzo 2 c'è di tutto, c'è lo scorrimento totale delle graduatorie degli studenti universitari, ci sono norme a favore ad esempio dell'editoria, a sostegno dell'editoria abruzzese, ci sono norme a favore dei comuni, a favore delle zone rosse, con una particolare attenzione alle imprese dei comuni della zona rossa. Ci vorrà ancora un po' di pazienza per arrivare alla fine del percorso, perché adesso c'è tutta la burocrazia, quindi bandi, vari bandi, però io credo che abbiamo oggettivamente fatto un ottimo lavoro per l'Abruzzo, che si somma chiaramente a già quel primo Cura Abruzzo fatto ad aprile, i cui effetti li vedremo da qui a qualche settimana. Ci saranno le coperture? Io penso assolutamente di sì, nel senso che una serie di coperture sono già reali e altre sono, come dire, condizionate all'approvazione del consuntivo, quindi sono risorse che ci sono, devono essere liberate a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo che avverrà da qui a qualche settimana. Intanto la mancanza delle coperture, dei 70
80 milioni annunciati e previsti nella norma, solo 19 sono davvero disponibili, per tutto il resto bisognerà attendere, e in particolar modo per le risorse del cosiddetto consuntivo. Anzi, è la prima nostra critica, perché data l'emergenza andava approvato il conto consuntivo immediatamente. Il secondo punto riguarda la concertazione che non c'è con le parti sociali. La denuncia più unica che rara nello scenario nazionale da parte di tutte le associazioni, da quelle sindacali a quelle di categoria fino ad arrivare a quelle datoriali, a Confindustria, evidenziano, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questa giunta, questo governo regionale così lento è stato anche escludente, cioè ha escluso tutti dai protagonisti di una ripresa economica, del territorio, della parte economica e sociale. Denunciamo che manca una strategia di rilancio per la nostra regione. Il turismo, a qualche chilometro le regioni si muovono con una strategia, qui non c'è traccia di nessuna strategia su uno dei settori più piegati. E poi fatemi concludere su un punto: ma si può in piena emergenza continuare a fare delibere di aumento di stipendi e di manager? L'ultima, la 273 del 14 maggio, dà addirittura decine e decine migliaia di euro, fino a 100.000 euro di arretrati soltanto, mentre la gente aspetta la cassa integrazione, una vera e propria vergogna. Andiamo a Teramo adesso, perché dopo quasi 3 mesi di super lavoro chiude il centro operativo comunale del capoluogo abruzzese. Il COC ha affrontato l'emergenza Covid con 80 volontari che hanno soddisfatto quasi 4.000 richieste di aiuto pervenute telefonicamente dai cittadini teramani. Nessuno è rimasto solo, ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Gianguido D'Alberto. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Una macchina organizzativa di solidarietà e di soccorso pubblico che ha svolto un lavoro fondamentale. Il COC di Teramo chiude al termine di questa emergenza sanitaria con numeri che rendono orgogliosi l'amministrazione comunale. L'attività del centro operativo teramano è durata quasi 3 mesi nella sede del Parco della Scienza e ha garantito una presenza quotidiana. Nei fatti ha attuato l'obiettivo che il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, si era posto sin dall'inizio: nessuno resterà solo. La macchina del COC è stata guidata dal vice sindaco Giovanni Cavallari, coadiuvato dal consigliere comunale Berardo De Carolis. Braccio operativo le tante associazioni di volontariato che hanno operato in sintonia: la Croce Rossa, Croce Bianca, Gran Sasso Teramo e Gruppo Cives di Protezione Civile, le GADID, Guardie Ambientali d'Italia, l'Associazione Nazionale di Polizia di Stato, il Gruppo Alpini e l'Associazione Nazionale Carabinieri. I volontari impegnati sono stati 85 per 8.178 ore di lavoro negli 80 giorni trascorsi non solo al Parco della Scienza ma su tutto il territorio comunale, per dare esito alle 3.439 richieste telefoniche. Sono stati così percorsi 24.695 chilometri per la consegna di viveri, di farmaci, di mascherine, per la spesa, per distribuire materiale didattico, giochi, ma anche sostegno psicologico. I volontari hanno contribuito inoltre all'allestimento delle scuole e al montaggio delle tende di triage all'ospedale Mazzini. Tra i servizi svolti, ritiro di moduli ATER compilati, vigilanza presso gli uffici postali, consegna di effetti personali ai cittadini ricoverati, accompagnamento di anziani per il ritiro della pensione, pagamento delle utenze, dog sitter e compagnia al telefono. Inoltre, hanno sottolineato il sindaco D'Alberto e il vice sindaco Cavallari, grazie al contributo dei vigili del fuoco, dell'ASL, dell'Ordine dei Farmacisti e dell'Unifarma, i volontari sono stati vicini ai malati di SLA e a chi aveva bisogno di analisi cliniche urgenti. Sono stati 3 mesi intensi di super lavoro per il COC, che si è tradotto in sostegno reale, vicinanza e supporto psicologico ai cittadini teramani. La ASL di Pescara ha presentato il bilancio di 2 anni di attività della neurochirurgia. In un anno effettuati oltre 1.200 interventi. Paolo Renzetti. Non solo Covid, l'ospedale Santo Spirito di Pescara si conferma un'unità ospedaliera davvero di grande prospettiva. Avete oggi illustrato 2 anni di interventi in neurochirurgia, grandi risultati sono stati raggiunti. Sì, assolutamente, abbiamo illustrato il biennio, oltre 1.200 interventi l'anno, distribuiti per tutte le patologie, con logicamente una prevalenza delle patologie oncologiche, emorragiche, ma anche degenerative del rachide.
di pazienti sia dell'Interland pescarese, sia pazienti dell'Abruzzo, ma anche pazienti che sono arrivati da fuori regione, circa l'8%. Logicamente questo è il frutto di una cooperazione e collaborazione con tutti gli altri colleghi, quindi ogni attività, se fatta in maniera multidisciplinare, riesce a produrre risultati ottimi ed eccellenti. Noi continuiamo a lavorare nel quotidiano e riusciamo a produrre attività che sono sicuramente dignitose, pari alla media, anzi direi forse anche superiore a quello che viene prodotto nella media delle neurochirurgie italiane. Abbiamo cercato di fare il meglio con tutte le difficoltà che sapete a livello locale e nazionale. Le nostre attenzioni sono poi migliorate nel corso di questi due mesi, perché chiaramente all'inizio tutti siamo stati presi alla sprovvista, tutto il paese è stato preso alla sprovvista purtroppo. Effettivamente questo ospedale, per aspetti oggettivi, è verosimilmente l'azienda ospedaliera, è la struttura ospedaliera più grande, più attrezzata di tutta questa regione. L'ospedale di Pescara ha i numeri per essere un DEA di secondo livello. Il problema della bambina di 11 anni che è arrivata un sabato pomeriggio con un'emorragia, era in uno stato comatoso, emiplegica, cioè non muoveva la parte sinistra del corpo, né la dimostrazione, noi l'abbiamo operata, l'abbiamo embolizzata, adesso la farà un minimo di rieducazione, ma la bambina ha recuperato tutto. Questa è l'espressione del fatto che noi in questo momento abbiamo comunque assicurato, con due percorsi completamente separati ma condivisi dal punto di vista culturale, abbiamo potuto assicurare tutte le patologie tempo dipendenti, tant'è vero che i nostri numeri di quest'anno durante la pandemia Covid erano pressoché sovrapponibili a quello dell'anno scorso. Cronaca adesso: quattro persone sono rimaste ferite questa mattina in un incidente stradale accaduto a Penne, in località San Pellegrino, sulla strada statale 81. Secondo una prima ricostruzione, un furgoncino sul quale viaggiavano alcuni operai si è scontrato con una Fiat Panda. A riportare le conseguenze più serie è stato il conducente della vettura, un 42enne della provincia di Pescara, trasportato in ambulanza all'ospedale del capoluogo. Ferite lievemente le altre persone coinvolte, medicate sul posto o trasportate al San Massimo di Penne. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Penne. Andiamo a Roseto adesso, presentazione del PAN, il piano di assetto naturalistico, presentazione questa mattina, ecco di cosa si tratta. Vietato costruire nella riserva del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi, e quanto prevede il piano d'assetto naturalistico dell'amministrazione riguardo il futuro dei 1100 ettari di costa abruzzese scampati all'urbanizzazione. Queste regole garantiranno la tutela ambientale e paesaggistica partendo dal principio generale di divieto di nuovi insediamenti, consentiremo solo dei piccoli ampliamenti e quindi garantiremo la inviolabilità delle zone vergini di questa riserva. Nel PAN anche misure volte al sostegno dell'economia del territorio. E poi anche le regole che diano la possibilità di una gestione, di uno sviluppo socio-economico di qualità di questa riserva, e quindi la valorizzazione delle potenzialità turistiche, la valorizzazione dell'agricoltura tradizionale, quindi degli agriturismi, delle attività anche didattico-ricreative nell'ambito di uno sviluppo rurale sostenibile. Entro fine luglio il piano dovrebbe essere approvato dal Consiglio Comunale di Roseto, così da entrare in vigore. È stato un percorso lungo, durato molti anni, ma siamo arrivati alla fine e contiamo di portare in Consiglio Comunale, previa un confronto, un dialogo con le forze opposizione, per la fine di luglio. E a proposito, insomma, di natura, vedo un bel prato verde, una giornata splendida alle spalle di Paolo Renzetti, che saluto, che ritrovo, sei oggi a Montesilvano, Paolo, per parlare di mobilità green sostanzialmente, che è quella che hanno riscoperto molti di noi, molti abruzzesi, in relazione anche sia alla bella stagione che praticamente ci siamo, ma anche alle possibilità, agli incentivi che ci sono stati per la mobilità green, soprattutto sfruttando la ciclovia adriatica. Buon pomeriggio, Paolo.
Eh sì, è proprio così, Jacopo. Un saluto a te, ai nostri telespettatori, un saluto e un ringraziamento al presidente dell'Ordine degli Architetti di Teramo, Raffaele Di Marcello. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Grazie per aver accolto il nostro invito, tra l'altro anche componente del Centro Studi della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Allora, architetto, parliamo sempre più in questi mesi di mobilità sostenibile, di mobilità green, e d'altronde questa è un po' la conseguenza anche di quello che è accaduto con questa emergenza sanitaria. Sì, gli italiani hanno riscoperto la voglia di stare fuori casa, visto l'obbligo di questi mesi di essere rinchiusi, e la crisi del trasporto pubblico locale ha fatto sì che molte città italiane abbiano riscoperto la mobilità ciclistica come alternativa all'automobile e al mezzo pubblico, che purtroppo da qui ai prossimi mesi sicuramente entrerà in crisi perché non potrà trasportare la massa di gente che trasportava prima. Quindi riscoperta la bicicletta, infrastrutturazione viene chiamata di emergenza per le biciclette. Grandi città come Roma, Genova, Torino, Milano si stanno attivando. Le nostre città un po' meno, perché forse ci credono un po' meno. Io mi riallaccio a quello che lei ha detto proprio in conclusione di questo suo primo intervento, perché i dati dicono che l'Italia in Europa è agli ultimi posti per l'utilizzo delle biciclette, dei monopattini da parte dei cittadini. È così? Purtroppo è così, e non pensiamo solo alla Danimarca o all'Olanda, ci sono nazioni come la Germania, ma anche la Francia, la Spagna, la Svizzera, che utilizzano la bicicletta sia per gli spostamenti quotidiani che per incentivare un tipo di turismo che sia più sostenibile, destagionalizzato e soprattutto più attento ai territori nella loro totalità. L'Italia da qualche anno si è svegliata anche grazie all'intervento delle associazioni. Molto è stato fatto, ma molto ancora c'è da fare. Tra l'altro ci sono stati diversi studi che sono stati proposti anche dalla stessa FIAB nella nostra regione, a Pescara, ma anche in altre città, che ovviamente chiedono sempre più piste ciclabili alle amministrazioni comunali, spazi sicuri per poter andare e muoversi con le biciclette. Certo, uno dei motivi per cui gli italiani non usano la bicicletta è l'insicurezza intrinseca nell'utilizzo nel mezzo, perché l'automobile la fa da padrona. È una questione culturale, ma anche una questione di infrastrutture. Non è necessario sempre fare piste ciclabili, ma sicuramente creare città ciclabili, cioè a misura di pedone e di ciclista, dove si possa coesistere con i diversi tipi di trasporto. E questa è una questione culturale prima ancora che normativa. Jacopo, a te la linea per qualche domanda da studio, ovviamente. Assolutamente. Innanzitutto buon pomeriggio a Raffaele Di Marcello, ben ritrovato. Di questo e della mobilità green abbiamo parlato anche qualche mese fa nel corso degli appuntamenti con Velo del giovedì sera. Io volevo chiederle dal punto di vista infrastrutturale, è vero che quello che magari avete alle spalle è una lingua di strada che è possibile transitare, però a livello infrastrutturale cosa manca ancora alla nostra regione e poi magari in generale all'Italia? Cioè, perché c'è così tanta resistenza da parte ovviamente della politica e delle amministrazioni? C'è così tanta resistenza perché si pensa che l'automobile sia l'unico mezzo possibile per utilizzare la città, quanto poi nei prossimi mesi ci accorgeremo come diventerà il mezzo meno efficiente, perché tanti cittadini che utilizzavano il trasporto pubblico locale riprenderanno l'auto, intaseranno ancora di più nelle nostre città, e quindi la velocità delle auto sarà sicuramente minore e ci sarà sempre più bisogno di parcheggi. Noi abbiamo il bike to cost, la pista ciclabile costiera, ma non può bastare questa. Ogni città deve avere una rete di percorribilità ciclistica diffusa, che non siano solo piste ciclabili, ma siano zone dove il ciclista possa pedanare anche in coesistenza con le automobili, ma in sicurezza. Altra considerazione, prendo spunto dalle sue parole, al di là della pista ciclabile, poi in realtà le nostre città sono bici compatibili, nel senso, perché poi bisogna avere anche la possibilità e l'interesse di prenderla, ma anche la sicurezza di utilizzare la bicicletta o un mezzo green in sicurezza. Quanto manca ancora alle nostre città per essere bici compatibili, mi passi il termine?
Guarda, prendo in prestito una riflessione che non è la mia, che dice che se si pianificano le città per auto e traffico si avrà auto e traffico, se si pianificano per persone e per pedonalità si avranno persone, pedonalità e biciclette. È tutta una questione di pianificazione. Se diamo sempre la precedenza alle auto, ai parcheggi, alle corsie automobilistiche, non riusciremo mai a creare città a misura di pedone e di bicicletta. Bisogna fare delle scelte, è una questione culturale dei nostri politici e dei cittadini, ma i nostri politici debbono fare delle scelte, perché per dare spazio alle bici e ai pedoni bisogna toglierlo alle auto e questo va pianificato. Dal punto di vista del cosiddetto bonus che è arrivato in questo mese, che riguarda biciclette non solo ma anche monopattini, che riscontri avete, che riscontri pensa che ci saranno? Avete già dei feedback positivi sotto questo punto di vista? C'è una grandissima richiesta, anche se è limitata alle città capoluogo di provincia, alle aree metropolitane, però c'è una grandissima richiesta. Il pericolo sarà che comprata la bici non ci sono gli spazi dove poter andare. Quindi buono il bonus mobilità, ma bisogna fare tutte quelle azioni affinché poi le biciclette possano essere usate in sicurezza dai cittadini, non solo per andare a spasso, ma per muoversi quotidianamente, per andare al lavoro, a scuola, a fare le incombenze quotidiane della vita. A proposito di questa, del fatto che il bonus sia circoscritto a chi insomma, abita a città metropolitane o comunque sopra 50.000 abitanti, lo trova una misura un po' troppo restrittiva oppure no? Guardando le nostre realtà si sarebbe potuta ampliare, anche noi abbiamo una realtà costiera di una città diffusa lunga 131 km quasi, quindi anche se le singole amministrazioni non raggiungono il numero potevano usufruire. È stata una scelta fatta perché si pensa che le grosse città entreranno più in crisi col trasporto pubblico locale. Quindi una scelta politica che vedremo insomma quali risultati avrà, è comunque un primo passo verso un utilizzo più massivo della bicicletta. Paolo. Sì, in conclusione un'ultima considerazione con il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Teramo. In prospettiva potrà cambiare anche la cultura di noi italiani di iniziare davvero a privilegiare l'uso delle due ruote, ma anche delle gambe per muoversi soprattutto nei centri urbani? È anche e soprattutto una questione di cultura. Certo, negli anni 70 in Olanda c'erano le stesse problematiche che ci sono in Italia. Fu fatta una scelta strategica di costruire le piste ciclabili, il primo ministro dell'epoca disse costruiamo le ciclabili, i ciclisti poi arriveranno. Quindi lanciamo un appello alle nostre istituzioni, creiamo infrastrutture per la ciclabilità, gli italiani poi le utilizzeranno. E con questo auspicio possiamo chiudere qui il collegamento da Montesilvano. Grazie a Raffaele Di Marcello, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Teramo, grazie per aver accolto il nostro invito. È tutto da Montesilvano, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, linea a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente a Raffaele Di Marcello. Noi rientriamo e parliamo di sport, perché è stato ieri presentato il nuovo protocollo stilato dalla Federcalcio per permettere la ripresa dei campionati professionistici. Ad ufficializzare l'arrivo del documento è stato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora al TG3. Giovedì peraltro Spadafora avrà un incontro decisivo con le parti coinvolte. Pochi minuti fa è arrivato il nuovo protocollo proposto dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti, per la ripresa del campionato, è molto simile nelle regole a quello per gli allenamenti. Giovedì prossimo ho convocato FIGC e Lega per valutare insieme, anche in base all'andamento dell'emergenza sanitaria, la data e poter decidere insieme se e quando riprendere il campionato anche in Italia. È stato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora a confermare ieri l'arrivo del nuovo protocollo, che nelle intenzioni sarà quello definitivo per dare il nuovo start al calcio. 39 pagine che dovevano essere consegnate oggi e invece la Federcalcio ha anticipato un po' i tempi per rendere più veloce una ripresa che nelle intenzioni del titolare del Dicastero potrebbe essere realtà tra il 13 e il 20 giugno. Per gli aspetti strettamente medici si richiama quanto previsto dal protocollo allenamenti. Al suo interno le misure di quarantena da adottare in caso di calciatore positivo sono state indicizzate rispetto alla situazione sanitaria nazionale. Al momento in
in cui il contagio del giocatore dovesse avvenire. Quindi migliore sarà la situazione in Italia, minore sarà la restrittività delle regole. Al momento le due date ipotizzate per la Serie A sono il 13 e il 20, per il momento dunque resta valido quanto deciso per gli allenamenti collettivi, con l'individuo colpito da Covid-19 in isolamento e il resto della squadra in ritiro per 14 giorni con possibilità di allenarsi. Negli stadi è stato confermato che saranno ammesse al massimo 300 persone, comprese 60 del gruppo della squadra in trasferta. Fra queste 300, oltre a calciatori ed arbitri, anche 6 raccattapalle maggiorenni, 8 componenti della delegazione della società ospitante, 4 di quella ospite e 6 addetti alle pulizie. Anche gli arrivi dovranno essere scaglionati, gli arbitri dovranno arrivare allo stadio un'ora e 45 minuti prima del fischio d'inizio, uno per macchina. La squadra ospite un'ora e 40 prima, suddivisa in più pullman, i calciatori di quella di casa un'ora e 30 prima con auto proprie e negli spogliatoi, se possibile, titolari e riserve verranno divisi in ambienti diversi. Per quanto riguarda l'ingresso in campo avverrà in momenti separati per le due formazioni e non ci saranno bimbi ad accompagnare i calciatori né mascotte, vietate le strette di mano e foto di squadra, come vietato sarà avvicinarsi a meno di un metro e mezzo dal direttore di gara. Il protocollo ora dovrà passare attraverso il parere del Comitato Tecnico Scientifico del Governo. Il ministro Spadafora si è impegnato ad arrivare con il parere definitivo già all'incontro di giovedì con tutte le componenti del mondo del calcio, quando si deciderà se la Serie A ripartirà oppure no. Quanto sia delicata la situazione? Lo si comprende dal senso di responsabilità che lo stesso movimento calcistico attribuisce nelle conclusioni del documento. L'attenzione dell'opinione pubblica sul calcio professionistico, sulle squadre e sugli attori presenti allo stadio durante la situazione attuale sarà massima. Un comportamento esemplare per quanto riguarda le misure igieniche e di isolamento al di fuori del terreno di gioco risulterà decisivo. La giornata di giovedì dunque sarà decisiva per capire quali campionati riusciranno a mettere in pratica il protocollo in maniera continua e assicurare la conclusione dei tornei, così come il Consiglio federale di settimana scorsa aveva deliberato. Per la Serie A non dovrebbero esserci problemi, la B per bocca del proprio presidente Balata si è detta soddisfatta della ripartenza ed è per questo che le attenzioni adesso si rivolgono alla Lega Pro, l'unica contraria a ricominciare, anche considerando le difficoltà delle società di sostenere il protocollo. È ovvio che molto passerà dal confronto con lo stesso ministro e dalla necessità di dimostrare fattivamente l'impossibilità a farcela. E per quanto la situazione sia stata drammatica, con i numeri odierni non sarà semplice per Ghirelli dimostrare di non essere in grado di terminare. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.